patologia infiammatoria. L'ASL Toscana Centro, con i vertici aziendali in una conferenza stampa all'ospedale San Jacopo, ha dato notizia delle ultime novità sul caso del decesso di Cristiana Capecchi, impiegata 28enne, deceduta domenica dopo essere stata trasportata d'urgenza dal 118, colpita da arresto cardiaco nella sua abitazione e deceduta a seguito di una crisi respiratoria. Si conferma innanzitutto che una decina di giorni prima della morte, per tre volte la giovane aveva effettuato accessi al pronto soccorso. Dichiarato l'intento di procedere nella massima trasparenza e assicurando ampia disponibilità a collaborare con l'autorità giudiziaria, l'ASL ha intanto svolto un primo accertamento interno. Sono stati analizzati i fatti che naturalmente si completano al meglio poi con il riscontro diagnostico e autoptico. Il percorso mette in evidenza una diagnosi che va verso uno stato infiammatorio acuto del polmone e da questo punto di vista è stato trattato adeguatamente. Resta ancora da chiarire la causa del decesso, perché non è stato possibile procedere secondo il nostro piano di approfondimento, perché stamani appunto abbiamo ricevuto da parte dell'autorità giudiziaria il sequestro della salma. Oltre al sequestro disposto dalla magistratura, ha riferito l'ASL, a ora non sono seguite ulteriori comunicazioni. L'occasione per dire qualcosa anche alla famiglia? Alla famiglia naturalmente l'enorme dispiacere da parte dell'amministrazione e anche direi quasi la disperazione da parte di alcuni nostri professionisti che tutti i giorni sono a cercare di dare salute ai cittadini e tra l'altro i colleghi coinvolti sono sempre, storicamente, sono sempre molto attenti nel procedere e naturalmente quando capita un caso che porta addirittura a morte si rimane molto sconvolti, tant'è vero che abbiamo avviato anche un supporto psicologico.